Buongiorno a tutti qua, edizione straordinaria, siamo davanti al primo galleone che utilizzerà la campana subacquea per recuperare degli oggetti caduti da una nave sperduta nel mare e ormai affondata. Vediamo che cosa succede. Durante il XV e il XVII secolo venivano sempre più utilizzati galeoni e vascelli per l'esportazione dall'America di oro e gioielli. Nel 1673, nel Mare del Nord, ci fu una delle più grandi battaglie marittime della storia, la battaglia di Texel, dove affondarono più di 30 vascelli francesi e inglesi. Durante il conflitto, molte navi della flotta inglese che trasportavano un carico d'oro furono affondate. I pirati, come avvoltoi, utilizzarono il principio della campana subacquea per recuperare i vari tesori e cannoni che erano stati dispersi sul fondale per ricavarne un guadagno. Durante gli anni l'utilizzo della campana subacquea fu migliorato e si utilizzavano anche zavorre di ossigeno aggiuntivo in modo tale che si potesse rimanere sott'acqua più tempo del previsto e col passare degli anni anche furono utilizzati palombari per recuperare oggetti e legarli agli argani in modo tale che poi fossero recuperati dalle navi che stavano in superficie. Ci stiamo ora dirigendo al laboratorio di Guglielmo de Lorena per vedere il funzionamento della sua invenzione attraverso un esperimento. Come potete notare, stiamo facendo una replica dell'esperimento eseguito da Guglielmo de Lorena, grazie al quale è riuscito a scoprire il principio della campana subacquea.